La famiglia Nocivelli quando ha acquistato lo stabilimento di Limana? Nel 1986 mio papà è venuto qui e ha incrociato i fratelli Costano. Nel giro di pochissime settimane si sono trovati sulla stessa lunghezza d'onda e quindi l'affare si concluse rapidamente. Fu l'inizio di un percorso, di un cammino, perché la Costana è il primo mattone di una conquista di un mercato della refrigerazione commerciale che negli anni abbiamo scalato. In quel momento era un momento di differenziazione, gli elettrodomestici avevano, diciamo, sembravano un mercato completamente chiuso e quindi si voleva cercare di trovare un'altra strada, però utilizzando le stesse tecnologie che il papà conosceva bene, la tecnologia del freddo, e gli stessi tipi di macchinari, piegatrici piuttosto che schiumatrici e linee di montaggio. Lei ha iniziato la sua attività all'interno dell'azienda qui a Limana? No, prima ho fatto un'esperienza sia in un'azienda di consulenza per 5 anni e poi all'interno del gruppo in Francia per altri quasi 5 anni. Dopodiché nel 2000 è stato esattamente a San Martino del 1999 che sono venuto per la prima volta a Belluno, bellissima città. Allora ero diventato amministratore delegato della Costan. Venivo da un'esperienza in Francia in cui avevo diretto una società di 400 persone che faceva cappe e forni. E dopodiché sono diventato amministratore delegato della società Costan e piano piano siamo cresciuti insieme. Ora è l'industria più importante del vostro gruppo? Lo stabilimento di Limana, con una superficie di 70.000 metri quadri e un'occupazione di più di 1.000 persone che varcano i cancelli ogni giorno, è lo stabilimento effettivamente più importante del nostro gruppo per la fabbricazione dei banchi di refrigerazione commerciale, ma è anche uno dei più grossi stabilimenti nel mondo. È stata una crescita relativamente alta in lavoratori, però in volumi di produzione enorme. Assolutamente, la crescita di produzione in termini di volumi ha permesso la conquista di mercati e ha permesso non solo il mantenimento dei posti di lavoro, ma addirittura l'incremento. E credo sempre che l'automazione da questo punto di vista aiuti enormemente perché riesce a portare l'azienda ad essere leader in termini tecnologici e quindi a promuovere il lavoro. A proposito di tecnologia e automazione, state proseguendo su questa strada e che riflessi ha sul mondo del lavoro? Quando sono arrivato nel 2000 c'era il primo progetto per un piccolo robot. Mi ricordo ancora che l'avevamo messo in una specie di gabbia e qualcuno si era divertito a metterci un cartello con su scritto "non date da mangiare". Ebbene, da quel momento lì, che fu un momento pionieristico, la comprensione del fatto che l'automazione aiuta allo sviluppo dell'azienda e anche allo sviluppo delle persone ha permesso di arrivare alla situazione odierna, dove ci sono 14 linee con delle automazioni all'interno, dai robot di piegatura a quello di saldatura, dalle stazioni che fanno i vetri a quello che taglia i profili. La sua società è particolarmente attenta alla sostenibilità, tant'è che ultimamente avete ricevuto anche un premio. Effettivamente abbiamo ricevuto un premio molto importante, si chiama Industrial Excellence Award e siamo stati premiati come la prima azienda in termini di tecnologia e sostenibilità in Italia e addirittura siamo arrivati secondi anche a livello europeo con la partecipazione di 12 paesi. Rispetto a questo, i nostri passi della sostenibilità hanno radici lontane. Nel 2009 abbiamo installato il nostro primo impianto di cogenerazione, nel 2011 abbiamo fatto un tetto fotovoltaico e poi abbiamo messo anche un impianto a biomasse e abbiamo ulteriormente incrementato il tetto fotovoltaico fino ad arrivare praticamente
a una indipendenza energetica, naturalmente quando c'è bel tempo e un bel sole. Quindi puntate a una specie di sistema chiuso di consumo di energia? La nostra volontà sarebbe quella di arrivare a consumare addirittura meno, ad avere un impatto positivo per il paese, per il pianeta e anche per i nostri prodotti. La quantità di energia consumata per unità prodotta è calata negli ultimi anni dell'8%, pur avendo incrementato le lavorazioni fatte all'interno. E tutto questo ha riflessi anche sui prodotti che vendete, perché anche i vostri prodotti si fa attenzione che consumino sempre meno. Assolutamente, l'attenzione ai consumi anche nei prodotti è sempre vigile, sempre attenta. Ultimamente abbiamo introdotto e sponsorizzato e spinto per un labeling dei prodotti, quindi per un'etichetta un po' sulla falsariga di quello che sono le etichette che vedete sui frigoriferi domestici. Ebbene, in questo campo siamo sempre diciamo molto avanti rispetto agli altri. Oltre a questo abbiamo anche introdotto una tecnologia che si chiama FTE che permette l'utilizzo della CO2, che è un gas reputato non buono, all'interno degli impianti, quindi un utilizzo positivo di un gas che ha una fama molto negativa. Siete voi che fate il mercato o è il mercato che vi sollecita a questi cambiamenti? La capacità di ascolto verso il cliente deve sempre esserci. E quindi è sempre una partnership, ma anche la capacità di esplorare nuove vie è importante. Infatti nell'ultima fiera che abbiamo fatto a Düsseldorf, fiera che si chiama Euroshop, abbiamo presentato insieme a noi anche delle start-up, le quali hanno mostrato cosa si può fare con la tecnologia. Alcuni nomi che sono passati anche in televisione sono Fresco Frigo o Cultifarma. Quindi due realtà che portano novità rispetto al mondo forse anche un po' obsoleto della refrigerazione commerciale. Innovazione tecnologica e sostenibilità sono due filosofie importanti, ma oltre a stabilirle bisogna poi sostenerle con una continua formazione del personale a 360 gradi. In effetti è giustissimo, la formazione del personale è uno dei nostri punti di forza e anche una delle nostre preoccupazioni maggiori. Dedichiamo a questo tantissime ore e facciamo formazione a tutto campo, dalla formazione sul comportamento da tenere all'interno dell'azienda, alla formazione linguistica e anche alla formazione naturalmente sulle nuove tecnologie. Voi siete molto attivi anche nei rapporti con la struttura scolastica, ospitate spesso degli stage. Il rapporto con la scolaresche e quindi con il territorio è un punto fondamentale. Abbiamo delle cooperazioni in modo che le persone, i ragazzi possano venire a visitare l'azienda, ma anche promuoviamo alcune attività all'interno per esempio del Fab Lab che permette di andare a scoprire diciamo, i nuovi talenti, i ragazzi giovani che hanno voglia di confrontarsi con le nuove tecnologie che possono essere attirati anche da un'azienda che dal di fuori sembra molto vecchia, ma che ha un cuore giovane, che vuole spingere sulle nuove tecnologie e sulle nuove forme di automatizzazione. Al vostro interno i percorsi professionali sono ben delimitati e quindi non si può scavalcare, andare dall'uno all'altro, oppure c'è la possibilità di entrare con una figura professionale e magari poi di aspirare a qualcos'altro? È molto bello lo scambio di esperienze. Io credo fortemente che le persone debbano essere curiose, quando sono curiose e hanno voglia di fare, possono effettivamente spaziare e cambiare anche i loro percorsi professionali. Un consiglio che voglio dare a tutti i ragazzi è quello di non smettere di essere curiosi e di anche chiedere, perché qualche volta il non chiedere genera un ostacolo, ma è un ostacolo solo nella nostra testa. Voi avete un welfare aziendale particolare? Siamo molto attenti alle persone e naturalmente anche il welfare fa parte di questo. Abbiamo degli accordi che permettono di avere dei vantaggi e che credo siano molto apprezzati all'interno dell'azienda. Senta, lei ha accennato al Fab Lab. Perché siete entrati in questo progetto con il Centro Consorzi? Diciamo, è una visione a lungo termine. Quando si immagina di dover avere delle professionalità
e le professionalità cambiano, bisogna forse cercare una collaborazione col territorio. Allora è venuta in mente questa idea di cooperare con qualcuno che avesse una visione, diciamo, più evoluta delle nuove tecnologie e stimolare le scuole, diciamo, l'ambiente, a fare in modo che i ragazzi diventino curiosi di queste tecnologie. È un po' come coltivare il futuro, e questa visione di lungo termine probabilmente è quella che caratterizza le aziende familiari rispetto ad altre aziende che cercano di avere immediatamente dei ritorni. Cioè, in termini sportivi sarebbe una specie di vivaio, un possibile vivaio. Una bella definizione, una specie di vivaio, mi piace. Questo tipo di esperienza, visto che voi siete un gruppo internazionale, c'è solo in Italia o c'è anche in altri stati? Naturalmente abbiamo cominciato qui perché è lo stabilimento dove maggiormente facciamo delle sperimentazioni, però vogliamo estenderla in alcuni casi, per esempio in Francia o in Inghilterra abbiamo cominciato a fare delle cooperazioni con delle università, però a uno stadio un po' più avanzato, diciamo, quindi con licei o università. A proposito di università, voi fate parte di questo gruppo importante di aziende che hanno sostenuto l'arrivo della Lewis Business School, anche questo fa parte del progetto a lungo termine. Certamente il fatto di non avere un'università a Belluno era un punto di debolezza per la città e da questo punto di vista potrebbe essere anche un punto di debolezza per l'azienda. Quindi cercare di avere e coltivare qui maggiore competenza e attirare qui magari anche dei giovani o mantenerli qui è un punto importante, per questo che noi ci crediamo e collaboriamo con grande volontà. In precedenti interviste lei ha sostenuto con convinzione il concetto che un'azienda non deve essere calata su un territorio, ma deve far parte del territorio. Questo è il concetto primo della responsabilità sociale di impresa. È sempre convinto di questa sua visione? Sicuramente. È importante ridare. Ridare perché si è ricevuto molto. Io ho molto ricevuto dalla vita. E credo che sia importante avere un buon livello di cooperazione con il territorio in cui si è. Da questo punto di vista il gruppo ha fatto tante azioni, anche a livello culturale, con il FAI, Villa dei Vescovi, l'Abbazia di San Fruttuoso, e naturalmente anche a livello locale cerchiamo di fare e attivarci da questo punto di vista, e lo faremo anche nel futuro. Si parla anche molto dell'importanza dell'avere un sito produttivo in una zona perché dà valore al prodotto. Voi promozionate il fatto di essere nelle Dolomiti, nel territorio del patrimonio mondiale dell'UNESCO? Credo che per tutti, diciamo, i nostri clienti esteri soprattutto, la consapevolezza di avere un prodotto che viene dall'Italia, che è un paese che apprezza il bello e che riesce a fare cose belle, sia importante. Naturalmente lo sfondo delle Dolomiti, l'arrivo a Venezia, sono sempre delle emozioni molto forti che ci aiutano quando i clienti vengono a trovarci. Il nostro territorio ospiterà due grandi eventi, i mondiali di sci e le Olimpiadi, arriveranno molte infrastrutture, quindi rafforza anche la struttura industriale della nostra provincia e quindi anche il suo sito. Utilizzare degli eventi particolari credo che sia una cosa molto importante. Riuscire a fare in modo di avere una buona pubblicità è sicuramente favorevole al territorio. Io ho vissuto, in quanto milanese, l'esplosione che c'è stata con Expo e mi auguro che lo stesso entusiasmo si possa creare anche con le Olimpiadi e con i Mondiali. In questa intervista si evince che la sua è un'azienda, un gruppo, meglio, che ha molta attenzione per il territorio, per il lavoratore, per il cliente. Tutto questo è maturato con una onorificenza, Cavaliere del Lavoro, a un'età molto, molto giovane, molto soddisfatto immagino anche. Sicuramente per me è un grande onore far parte di questa federazione. Bisogna sapere che di Cavalieri del Lavoro ce ne sono 630. Molto pochi, anche rispetto ai baronetti inglesi, che sono quasi 3.000, o alla Legion d'Honneur francese, che sono 30.000. Quindi una selezione molto dura.
ed essere parte di questa selezione mi fa molto onore. Credo che poi sia un punto di partenza, non un punto di arrivo. Il riconoscimento riconosce 20 anni di lavoro alla guida autonoma e con speciale benemerenza nei confronti dello Stato e del Paese. Ecco, per me è un punto di partenza, perché ricevere questa onorificenza è una responsabilità. È una responsabilità perché bisogna continuare a mostrare l'esempio, ma è anche bello perché è un'onorificenza che viene dal lavoro di tanti. Io la prendo, ma la prendo a nome delle persone che lavorano in ETA. La prendo a nome dei genitori che mi hanno aiutato e formato. La prendo a nome dei manager che mi hanno preceduto, Sergio Chiostri, il professor Corbetta, e anche a nome del mio socio, Piero Trigliogodino, che mi ha aiutato in questo percorso. E infine la prendo anche a nome di mia moglie, che mi ha sopportato per tanti anni. Vista anche la sua posizione, uno sguardo sul mondo, è fiducioso in quel che verrà? Credo che sia importante sempre rimanere ottimisti. L'imprenditore per sua natura guarda il bicchiere mezzo pieno, cerca le soluzioni, si dà da fare in modo da trovarle e non si perde d'animo. Uno dei grandi valori che mi ha insegnato il papà è la resilienza, la capacità di rimbalzare in momenti di difficoltà. Oltre alla umiltà che serve per riconoscere i propri errori e quindi magari essere capaci anche di delegare, e alla fine anche la preparazione, l'ordine e la preparazione, perché con ordine e preparazione si riesce ad arrivare dappertutto.